Al 30 dicembre la seconda scuderia del Castello Sforzesco di Vigevano ospita l'affascinante esposizione Una vetrina per le calzature, dedicata alla storia dei settori calzaturiero e meccanico calzaturiero. Il filo rosso è l'esposizione delle calzature di Vigevano, nata negli anni 30 come reazione alla crisi del 29. Il percorso espositivo si snoda dal 31 ad oggi e si compone di una sezione storico-documentaria e di una sezione multimediale. La maggior parte del materiale presente in mostra è inedito. L'esposizione vuole proporre al visitatore un percorso in cui si presentano vari tipi di storie intrecciati tra loro, a partire da quella economica fino a quella della moda e del costume, delle trasformazioni sociali, dell'evoluzione della grafica e delle nuove tecnologie. Particolare attenzione è rivolta all'architettura moderna e alla costruzione dei primi quartieri fieristici destinati ad accogliere le fiere di settore. Opere di Giacomo Balla e Piero Dorazio, seguendo un percorso di assonanza stilistica che evidenzia tre momenti, in un percorso che si snoda dalla fine degli anni 40 alla fine degli anni 60. E l'ouverture scelta per la sua inaugurazione dalla Galleria Futurism & Co. in via Mario dei Fiori a Roma, appartenente alla famiglia Carpi, nota per essere tra i più appassionati collezionisti di arte futurista e contemporanea. La mostra accosta circa 10 opere di Balla e 15 di Piero Dorazio in un percorso che presenta tutti i momenti più importanti del lavoro di Dorazio, quello che potete vedere alle mie spalle, nel periodo di Forma 1, appunto il gruppo astrattista romano, in cui era influenzato anche da Enrico Prampolini, in cui quindi si sentiva l'importanza del futurismo che era stato riscoperto in quegli anni. Nella mostra sono inserite anche tre lettere inedite spedite da Dorazio ad Achille Perilli da New York, che documentano l'attività dell'artista a favore del futurismo italiano oltreoceano. Serafico e pungente come sempre, Roberto Gervaso, classe 1937, non ha risparmiato nessuno, nemmeno se stesso, presentando a Roma nello spazio Mastai del Palazzo dell'Informazione a Diane Cronos la sua ultima fatica, il romanzo Le cose come stanno, l'Italia spiegata alle persone di buon senso, edito da Mondadori. A 80 anni compiuti, anzi, come dice lui, più che fatti sfatti, Gervaso si è cimentato con un romanzo che è anche il racconto dell'Italia di oggi e di ieri, spiegata da un travè del romanissimo quartiere prenestino ad un amico del bar, che poi è una spia statunitense, inizio di un percorso che porterà il borghesuccio capitolino Cesaretto Mericoni nelle grazie del presidente statunitense Donald Trump. Il nome del protagonista è un ovvio rimando al personaggio di Alberto Sordi nel film di Steno Un americano a Roma. L'Italia che esce dalla penna di Gervaso è quella nazione dove si possono tranquillamente dire le cose come sono, tanto nessuno ti crede, e chissà se si deve credere alla sincerità dei suoi giudizi pungenti. Trump a me piace perché ha le palle, dice dollaro al dollaro ed Obama ad Obama. E poi ancora, l'Italia, un paese che non crede in Dio ma nei santi, a condizione che facciano i miracoli che gli vengano chiesti. Roma? Roma mi piace perché è un gran casino, ma purtroppo senza maîtresse, e per questo è diventata una misera baldracca che puoi pagare in qualsiasi modo. Cosa direbbe Cesaretto dell'Italia di oggi a Trump? Di non venirci. Quando l'Italia è in campagna elettorale, anche gli italiani farebbero bene ad andarsene in vacanza almeno per una settimana, risponde Gervaso, che riserva le ultime bordate a Matteo Renzi e Silvio Berlusconi messi a confronto, e da Papa Francesco. Renzi vende fumo in Technicolor. Lui non è un capo, è uno che fa il capo. Il Cavaliere è un capo che non ama la politica ma il potere. La sua forza è vendere l'arrosto anche ai vegani. E poi mi ha regalato una penna di Cartier che ho riciclato. Quanto al pontefice, Papa Francesco, che si mette in testa il sombrello, a me, da laico, piace, ma il Vaticano non è il bagaglino, dice Gervaso, con gli occhi che ridono.
Eccoci finalmente arrivati alla partenza del nostro viaggio per Stoccolma e vi ricordo l'hashtag al Nobel con papà. Per la regia di Alessandro Gasman, con Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Alessandro Gasman e Anna Foglietta, esce nelle sale il premio. Lo scrittore Giovanni Passamonte riceve il premio Nobel per la letteratura e deve recarsi a Stoccolma per ritirarlo. Ma a causa dell'incontrollabile paura che ha di volare, Giovanni decide di partire in macchina accompagnato dallo strano assistente Rinaldo e dai due figli, Oreste, proprietario di una palestra, e Lucrezia, blogger compulsiva e inconcludente. Ti posso parlare un attimo? Ah, ma allora non l'hai persa la voce, cominciava a preoccuparti. Ma io sarei Ugo Bussani. Non sapevo che leggessi i miei libri. Sì, ma cominciavo, mi piace anche leggere abbastanza, ma non è questo. Ma ti sei ispirato a me? Ma in parte, no, quella è solo letteratura, tu. Sei molto più coglioncione del mio personaggio. Lui, nell'epilogo, la trova la forza per un colpo di reni. E io non ci sono arrivato. Lungo la strada, il gruppo incontrerà personaggi curiosi e vivrà inaspettate avventure che metteranno in discussione le dinamiche familiari. Dove recita? Dove stiamo andando? Una sorpresa. Io sì, quando ci vuole ci vuole. C'è altro? No. E allora?